Buongiorno, sono Cino Zucchi e volevo condividere con voi alcune riflessioni che sembrano essere patrimonio comune di più soggetti che lavorano sulla trasformazione degli spazi umani, sia alla scala della città, sia quella più domestica, quella dell'ambiente di vita, sia quello dello spazio di lavoro. Il tema è come l'evento della pandemia, che è un fatto globale, articolato poi in maniera diversa in diversi luoghi, con diverse culture, con diverse strutture, possa o debba generare dei cambiamenti nei modi di concepire lo spazio e quindi anche di trasformarlo e progettarlo. In questo periodo sembra, non si sa bene perché, che gli architetti siano chiamati a fare futurologie più di altre categorie. Però io credo che la città sia di fatto l'ambiente umano dove moltissimi saperi si incrociano, perché è dove le persone vivono, per cui è soggetto a una pluralità di saperi e tutti questi saperi che poi diventano azione trasformano questo spazio. Per cui io non credo che gli architetti in quanto tale abbiano una conoscenza o anche un'autorevolezza per dire più di altri cosa succederà, certamente nella previsione. È vero che la parola progettare deriva dal fondo da proiettare, quindi guardare in avanti. Per progettare noi dobbiamo concepire una cosa prima di averla realizzata. Potremmo dire che la differenza tra il progetto e una semplice autocostruzione è che io potrei costruirmi un igloo o una casa mettendo mattone su mattone, ma in realtà la divisione tra concezione e esecuzione è il fondamento del nostro progetto. Questa divisione comporta una proiezione. Tuttavia, queste diverse azioni che tutti i giorni compiamo sulla città portano a una trasformazione a ritmi diversi. Io potrei pensare che la città sia come un grande ecosistema dove queste forze si confrontano. Per esempio, c'è una dimensione politica, c'è una dimensione economica, c'è una dimensione anche dei regolamenti a città. Molti aspetti tecnici, dalle fogne all'elettricità, fino a, diciamo, il disegno urbano, fino al progetto di edifici, fino, diciamo, al progetto degli interni, giù fino all'arredo e fino a una persona che gira la sua sedia o si distanzia nel suo comportamento quotidiano. Oggi a tutti noi arrivano mail che parlano di piccole invenzioni, quella degli schermi di plexiglass per differenziarci, di armadi sanificati e così via. Per cui l'industria umana continua a lambiccarsi, specialmente dove c'è anche un motore economico, mascherine, self-made e così via. Ora, occupandomi io principalmente di edifici, ammetto che non credo che la forma della città nel suo complesso subirà un vero cambiamento a causa di queste cose. Subiranno un cambiamento dei comportamenti adattativi, ma alcuni tempi a città sono veramente centenari se non millenari. Non sto sostenendo un eterno presente, sto dicendo che la città nella sua essenza è uno spazio in cui le forme permangono per lungo tempo dopo che l'uso, il comportamento che le aveva generate sia venuto a cadere. Talvolta, veramente, come il suc di Damasco è tracciato sul vecchio cardo decumano romano e ci sono ancora le colonne del Tempio di Giove alla sua uscita, o i portici torinesi sono ancora lì ad aspettarci che ci siano tante o poche persone che in questo momento le frequentano. Per cui forse la riflessione
che io farei non è tanto quella di sovreccitarsi per questi cambiamenti, ma semmai nel capire quali sono delle condizioni oggettive degli spazi che tengono degli stati di benessere quasi al di là dei singoli comportamenti. Voglio dire che una panchina ben orientata al sole o sotto un albero schermata da questo sole ospita altrettanto bene degli innamorati, delle signore pettegole o un esistenzialista solitario. Ci conforta il giorno della promozione e il giorno della morte di un genitore. Diciamo che ho una visione sui tempi lunghi della città. Anzi, direi che più c'è incertezza sulle catastrofi, più forse questa qualità intrinseca deve essere oggetto di progettazione.